È un momento un po' particolare, è un momento normale, umano, che ci sta. Quindi lo hanno subito praticamente tutti, compreso le prime della classifica. In questo momento anche il Cagliari è in difficoltà, quindi è una Cioè, è cosa è fisiologico. fisiologica, è una cosa assolutamente normale. Con questo non voglio dire che bisogna aspettarselo sempre e comunque. Magari si può succedere a volte per un paio di partite, a noi è successo per 5, però vabbè, amen. 5 no, perché insomma la prestazione bene o male c'è sempre stata, abbiamo sbagliato qualche mezzo tempo. In mezzo anche a comunque tante difficoltà, qualche assenza importante, quindi questo ci sta, non sono giustificazioni, ma è una cosa che è normale che ci possa essere. Siamo comunque, la realtà dei fatti ci racconta che comunque stiamo facendo un ottimo campionato e da questi momenti se ne esce tutti insieme con serenità e con tranquillità. Poi il fatto che uno sia deluso dopo una partita lo devono essere i tifosi, lo deve essere l'ambiente, lo sono sicuramente i calciatori, ci mancherebbe che non lo possa essere anche l'allenatore. Il cocco per giocare domani. Sì, domani gioca. Sì, Anche la musciai? sì, sì. Adesso Coda l'abbiamo mandato di comune accordo anche con lui e lui è consapevole di questo, quindi è un ragazzo intelligente, lo capisce da solo. Gli faccio fare una partita bei 90 minuti in primavera per riprendere un po' di condizione, se ci sarà la possibilità anche la prossima partita in primavera, se avremo bisogno invece lo convocheremo. Ma non lo so, ultimamente ha giocato a 5, però si dice che possa giocare, tornare a fare un 4-3-3, che in fase non possa essere un 4-5-1. Insomma, noi questa settimana abbiamo anche provato a lavorare sullo scardinare le difese a 5 quando sono molto chiusi, a trovare qualche soluzione in più. Vediamo, insomma, giocano anche in casa, hanno bisogno di punti, non penso che si possano accontentare con molta accortezza, ma credo che anche loro proveranno a vincere la partita.